Buongiorno, benvenuti a questa zuppa di porro di oggi, giovedì 6 dicembre. Giornata importantissima perché è San Nicola. Ma a parte le battute sul San Nicola, la giornata è una di quelle in cui ti fa capire che questo governo si è bevuto il cervello, come si suol dire, non so dove, in quale parte del mondo. E bersi il cervello vuol dire che bisogna però averlo il cervello, quindi io penso che questo cervello se lo siano bevuti i leghisti, cioè quella componente del governo che continua a governare con il Movimento 5 Stelle. Poi vedremo già la follia del decreto dignità. Ma è l'ultima follia oggi sui giornali è l'emendamento che io definirei semplicemente, buongiorno Barbara, definirei semplicemente la tassa sulla Panda. Allora, la Panda non è una macchina di lusso, è una gloriosa Fiat che ha questo infortunio, cioè di essere un pochino più inquinante della Lexus o della ibrida della Toyota. Fa più di 110 grammi di CO2 per chilometro, che è il parametro col quale, secondo questa invenzione geniale di questo governo di folli, bene, la Panda andrebbe a pagare una tassa, mentre la Prius avrebbe un incentivo. Io sono d'accordissimo sugli incentivi. Volete fare gli incentivi per i miliardari? Fateli. Anche perché, non so, una Nissan Leaf da 36.000 euro potrebbe addirittura arrivare con l'incentivo a 30.000 euro. Quindi io che cosa sto facendo? Io sto prendendo i soldi dei contribuenti, cioè i soldi dei metalmeccanici, degli operai, degli impiegati e dei miliardari, ma anche quelli dei metalmeccanici e degli impiegati, e a questi poveracci gli tolgo dei soldi e do questi soldi a coloro che si comprano una Leaf da 36.000 euro e gliela faccio pagare 30.000 euro. Il metalmeccanico che paga le tasse, invece sulla sua Panda di merda, pagherà 500-600 euro in più per comprarsela. No, insomma, questo è il concetto, no? Quindi se tu hai 4 soldi, ci paghi le tasse e con queste tasse lo Stato magnanimo ti fa comprare una Tesla, ti fa comprare una Nissan Leaf. Invece se tu hai la Panda, paghi più imposte. Tra l'altro questo si va a sommare a un'altra stronzata galattica per la quale quei poveracci che hanno macchine che oggi valgono 2-3 mila euro, cioè i diesel Euro 3, quelli che secondo adesso il grande climate change, COP2, cioè il MeToo dell'ambientalismo, per cui loro sarebbero ad inquinare, non tutto il casino che nasce dal riscaldamento vero delle case, bene, questi inquinatori dovranno rottamare le loro auto, quindi uno che ha una diesel Euro 3 la deve rottamare, cosa fa? Deve comprarsi una Leaf, ma e che ci vuole? È ovvio, no? Se tu avevi fino ad ora una Leaf, se tu avevi fino ad ora una Panda, una Ritmo, non so se c'è qualcuno che ha ancora una Ritmo, ma scusa, ma perché c'è una Panda e una Ritmo? Ma dai, comprati una Leaf, ti do gli incentivi, se no se ti ricompri la Panda ti faccio un mazzo così, prenditi la Leaf, ma che ci vuole? Comprati una macchina da 36.000 euro. Bene, no? Facciamo semplice e tranquillo, siamo tutti a posto. Tra l'altro, se i nostri geni vedessero quello che avviene oltre le Alpi, e cioè che quelli là che si arrabbiano davvero non sono come noi, sapete perché cosa si arrabbiano? Per l'aumento delle accise. E sapete quanto costa la benzina in Francia? Meno che in Italia. Allora, noi che cosa facciamo? Noi abbiamo la benzina più alta della Francia e oltre a quello abbiamo l'energia elettrica più alta della Francia, perché noi nucleare no, per carità. Bene, questo l'hanno deciso gli italiani con i loro referendum, che sono stati posti referendum sul nucleare sempre il giorno dopo un incidente nucleare, perché questa è l'Italia. Bene, a questi che cosa gli facciamo? Gli diciamo comprati la macchina elettrica. E secondo questi geni, le batterie elettriche con cosa si caricano? Con gli sputi dei lama o con le centrali elettriche? E le centrali elettriche le vogliamo fare in Italia? No, non si fanno le centrali elettriche. Prendiamo l'elettricità nucleare dalla Francia per caricare la Leaf per quelli che si possono permettere una macchina da 36.000 euro, mentre nel frattempo quello che c'ha il pandino che inquina deve pagare di più, o se c'ha l'Euro 3 invece se lo deve prendere in quel posto. Ragazzi, ma questa è una cosa fantastica. Quando io sono e mi definisco di destra e mi definisco di destra liberista, veramente riesco a capire come in realtà ho sbagliato tutto. Cioè i privilegiati, cioè le persone che hanno avuto fortuna nella vita, devono essere di sinistra, devono essere per le tasse sui poveri per comprarsi la Leaf. Non fare tutta questa finta che faccio io, no? Diciamo di ridurre le tasse per tutti. Bisogna assolutamente avere tutti una bella Tesla da 100.000 euro. E l'incentivo fiscale chi ce lo dà? Quei morti di fame che si devono comprare la Panda. Io la trovo straordinaria. Io la trovo straordinaria. Forse i leghisti, toc toc, vi rendete conto chi sono i vostri elettori? Toc toc, ve ne rendete conto? O non ve ne rendete conto chi è che vi ha votato? Ma non lo so se se ne rendono conto.
Nel frattempo, perfetto, c'è Grillo. Grillo che è quello che vuole onestà, onestà e tutte queste minchiate qua, e, che non sono minchiate, sono cose sacrosante, ma che ne farne un progetto politico una minchiata, che cosa ha fatto? È stato prescritto. Cosa aveva fatto nel 2010? Aveva violato i sigilli di una cantiere not, di un cantiere della Val di Susa, si era preso, quanti mesi, ve l'ho scritto qua, una condanna a 4 anni, e poi è prescritta la condanna a 4 anni. Voi dite, ma tu sei contro la prescrizione? Sì, io sono contro la prescrizione, ma sono contro la prescrizione, sapete perché? Perché i processi si celebrano in 3 anni, 4 anni, se dal 2010 al 2018 hanno fatto solo un primo grado per un processo, anche Grillo ha diritto ad essere prescritto, chiaro? Anche Grillo, che io lo trovo abominevole, anche Grillo, dopo 8 anni, se non ha avuto ancora una sentenza definitiva, è assurdo che sia sotto gioco. Che cacchio ci vuole? L'avete visto? Ha violato un campo di privato, condannatelo. Se ci mettete 8 anni per un solo primo grado, e allora è giusto che sia prescritto. È giusto che sia prescritto, se no diventa fine processo mai. Va bene? Ma stai zitto per il pagliaccio. Questo cretino è Silvio Insinna. Ma stai zitto pagliaccio. Cioè, il tema di questo deficiente cerebrale leso di Silvio Insinna, che ha scritto ora una mail, ma stai zitto, un commento, ma stai zitto pagliaccio, vieni sulla mia pagina, ascolta quello che dico, ma io devo stare zitto, non il celebro leso se ne andasse in un'altra pagina. La logica del celebro leso Silvio Insinna è: viene sulla mia pagina e mi dice di stare zitto, sto deficiente di comunista, non fascista, perché almeno è una dignità il fascista, questo è un comunista, ma di quelli stalinisti, questo comunista viene sulla mia pagina e dice a me di stare zitto, ma vattene da un'altra parte, ma perché mi devi obbligare a me di stare zitto? Io parlo quanto mi pare nella mia pagina, chiaro Silvio Insinna dei miei stivali. Andiamo avanti, cos'altro succede? Menarini, a proposito di prescrizione, ne parla oggi il Corriere della Sera, ne parla oggi giustamente anche il Giornale, ne parla oggi Senaldi, mi sembra, sul Libero. È un'azienda farmaceutica con 17.000 dipendenti, era considerata un evasore fiscale, gli avevano sequestrato 1 miliardo di euro per evasione fiscale. All'appello, dopo non so quante decine di anni, dicono: scusatemi, ci siamo sbagliati. Anzi, no, non si dice così, viene assolta. Allora, tu mi devi spiegare, un'azienda italiana, una delle poche grandi nella farmaceutica, che sta a Firenze, dove non c'è praticamente più nulla, a Firenze non c'è nulla, ci sono di aziende, intendo, poi c'è la bellezza, la città, il turismo, la straordinaria capacità dei fiorentini di farci sentire in quella che era la capitale d'Italia, ma insomma, oggi tu prendi un'azienda e gli fai un culo così per 15 anni e poi dopo 15 anni dici scusatemi, assolti, nel frattempo gli hanno sequestrato 1 miliardo, io se fossi nella famiglia Aleotti che per 15 anni è stata su questa cosa direi ma chi me lo fa fare, purtroppo molti lo dicono. Il PM Spataro che se la prende con Salvini, forse Salvini è stato come dice forse oggi Polito, anzi sicuramente Polito o Battista sul Corriere della Sera, insomma augurare a qualcuno di andare in pensione a 10 giorni della pensione come per dire se un vecchio rincitrullito. Tra l'altro Spataro gli si può dire tutto, tranne che è un rincitrullito, ma vecchio è, perché a 70 anni va in pensione come tutti i magistrati, è inelegante. La differenza che c'era tra Renzi e Salvini è che Salvini ha quella bonomia, diciamo, lombarda, mentre Renzi nelle sue battute ha quella cattiveria toscana. Ecco, Salvini, ti diamo un grande consiglio, non fare come Renzi che faceva le battute della minchia e poi dal 40% è arrivato oggi a farsi il suo partitino, come vedremo tra poco. Detto questo, cioè che l'uscita di augurare la pensione a uno che sta andando in pensione come per dire smetti da vecchio rincitrullito è irriguardosa e irrispettosa, detto questo gli stessi magistrati non difendono Spataro perché oggi leggo sui giornali che una componente della magistratura, cioè quella sua di son di destra, cioè magistratura indipendente, ha detto del CSM, ha detto ma Spataro ma perché ti intrometti sui comunicati stampa del ministro visto che l'operazione di polizia era fatta, non mi sembra che lui abbia compromesso alcuna operazione. Sul decreto dignità oggi Sole 24 Ore, Messaggero e tanti altri giornali compreso il Giornale riportano lo studio di Assolavoro secondo la quale la genialata del decreto dignità avrebbe portato a 53.000 non rinnovi di contratti a termine dal 1 gennaio del 2019. Evidentemente se non rinnovi uno, questo non lo dicono, dovranno rinnovare un altro, quindi il salto magari è uguale, ma il punto fondamentale è che è talmente assurda questa norma per cui rende più difficili i contratti a termine che non rende i contratti a termine contratti a tempo indeterminato, perché questo
questo è come il decreto povertà, cioè non è che per decreto si riduce la povertà, non è che per decreto si fa la dignità, purtroppo ad assumere sono gli imprenditori, purtroppo ad assumere sono le imprese, purtroppo ad assumere sono solo quelli che hanno un mercato, chi non ha mercato e chi non ha, non ha voglia di assumere non lo può obbligare a farlo e lo farà sempre nei modi per loro più conveniente. Lo Stato deve tutelare i lavoratori, ma deve anche tutelare le imprese a creare ricchezza, o no, o ci vergogniamo da dirlo. Daily Mail oggi parla di un altro tema fondamentale, cioè è molto bella la prima pagina delle email, come vengono usati i vostri dati, e è la solita questione del Big Data, il grande libro che forse tutti voi avete letto, e se non l'avete letto fatelo. Oggi Daily Mail dice come i vostri dati dal supermercato ad Amazon, a eBay, a Airbnb vengono poi venduti per ragioni di marketing ad altri, una vecchia storia molto interessante. Se il governo è ridicolo o si beve il cervello, anzi scusatemi, si sta bevendo il cervello sulla tassa sulla panda, quando tu vedi il PD dici madonna mia. Allora dici, forse sono meglio questi. Lo dico perché mi viene da ridere, perché oggi c'è un'intervista di Minniti su Repubblica che dice che non si candida più alla segreteria del PD e sembra che questi stiano facendo l'Italia. In realtà stanno facendo un gran pasticcio e poi dicono che Renzi vuole scindere la sua componente da quella del PD, però poi lui Renzi lo nega, però Minniti non fa più il segretario perché Renzi non lo appoggia più, ma lui diceva di non essere renziano. Ragazzi, questi qua veramente pensano ancora che la politica sia rimasta alla Prima Repubblica, che quella che è finita con il 4 marzo, in cui veramente è cambiata la classe dirigente di questo paese. Non vi piace? Può darsi, ma quando tu vedi i riti di Minniti, la segretario, la sua intervista in cui non si dice nulla, sembra Conte oggi su Repubblica, ma Conte almeno è Presidente del Consiglio e non conta nulla perché comandano i suoi vice premier, ma Minniti fa il candidato, si dimette da candidato e neanche riesce a dirci perché lo fa in maniera limpida, beh devo dire che almeno questo si capisce perché il PD sembra morto. Intuizione molto buona oggi di Giuliana Ferrara sul Foglio, in cui ci dice che Macron si rimangia la sua aumento delle tasse sulle accise e rincula, così come lo fa anche il governo forse con l'Europa. Intuizione ottima di Ferrara, ma il suo livore nei confronti di questo governo, che io anch'io, voglio dire, il livore ce l'abbiamo tutti, è forse la cosa più umana che uno può avere, la passione in quello che uno fa, però secondo me lo rende molto poco chiaro, sia nella scrittura sia in quello che vuole dire. Ho capito, rinculano, è ovvio, ma una cosa è rinculare su una tassa in più e una cosa invece è rinculare, spero, come farà il governo italiano, su delle politiche assistenziali che non avrebbero servito a nulla, non sarebbero servite a nulla. Allora, in questo io vado adesso, vi saluto perché vado a prendere, io ho parcheggiato qua sotto una Ferrari elettrica, costa 350.000 euro, ma ho un incentivo fiscale perché questo governo geniale ha fatto sì che dei poveracci che avevano una Panda di 30 anni dovessero rottamarla e dei poveracci che volevano comprarsi una Panda a 800 euro devono pagarci 500 euro di tasse in più, e quindi io mi sono permesso una Ferrari che ho qua sotto, adesso ve la farò vedere, ibrida. Ci ho messo anche delle casse di queste dimensioni perché io sento solo Puff Daddy e poi i discorsi di Grillo che manda a fanculo tutti quanti, perché questa grande Ferrari elettrica ibrida, poi c'ho anche dietro qualcuno che mi segue con persone che hanno avuto il decreto dignità con a 780 euro, adesso vogliono capire se è meglio il decreto dignità o il reddito di cittadinanza, mi seguono con una Porsche ibrida, perché questo è il mondo di questi geni che riescono a mettere la tassa sulla Panda. Io dico, se uno mette la tassa sulla Panda veramente non ha capito. Porro, lasciali lavorare, ma io non li lascio lavorare da 6 mesi che stanno lavorando, come ho lasciato lavorare quella deficiente. Vabbè, non posso dire che mi querela. Va bene, li lasciamo lavorare, vabbè, non me ne frega niente, io la Panda non ce l'ho, non devo rottamarmi l'Euro 3, benissimo, lasciamoli lavorare. E su questo vi dico, lasciatevi vedere la zuppa di Porro, se vi piace condividetela sul mio sito nicolaporro.it, tutte le informazioni di giornata. Ciao!